Appena detto audio partito prima di fare l'intervista, secondo me è lui che è partito. No, sono io, da mo, che ha detto che vuole venire vestito da Fantino. Ma sì, dove? Ma, dai. Mia vita, ma non puoi venire vestito da Fantino. Ma io correvo, ma lo so, l'altezza è quella, la nostra. Però qua voglio dire, facciamo fa noi il Fantino, no? Lo facciamo noi. Senti, no, io ti volevo chiedere, ma farai un musical quest'anno? Ma che dici, lo volevo fare? Ma forse sì, mi è venuto in mente di fare La febbre del sabato. Ah no, già ho fatto Jersey Boys, ah già ho fatto. Ma sto a far figo, mi state già. Ma no, ma è capitato, non è... Non sateggiamo, che è capitato. Saltare non ci sta più niente, vedrai. Tutti i lavori, Sì, ma può essere che saltare non famo più niente, quindi è meglio acchiappare. Io sono come i castori, come si mette? Come si mette la roba da mangiare qui dentro, capito? Perché così magari al buon bisogno la tiro fuori, capito? Senti, come la senti? È come la senti? Come un film, è un film, è faticosissimo. Ci stanno 90 scene che cambiano, che poi non è che ci sa chissà che cosa scenograficamente, però bisogna stare attenti, cala quello, scende quell'altro, si alza questo, si alza quell'altro, 280 costumi, cioè è una cosa micidiale, è più di un film. Nel film è bene o male, sai, quando hai fatto l'inquadratura lo sei portato a casa, qui no. Qua dovevi girare tutto il film nell'arco delle 2 ore, quindi senza deludere poi il pubblico, perché gli amanti del genere di quel film alla fine vogliono questo. Se tu gli fai vedere un'altra cosa impazziscono, vanno fuori di testa. E invece quelli che invece poi vogliono magari vedere uno spettacolo vedranno anche lo spettacolo. Ci sono le musiche di Fabio Frizzi con le canzoni, il balletto, sono 25 persone in scena, quindi è una cosa carina, molto carina. Se non è bella, è comunque molto carina, sicuramente. Io sono febbrista. Vabbè, non devi venire deluso, no? È come Rocky Horror Show, no? Quando fanno Rocky Horror Show vanno a ripetono sempre battute e noi uguale saremo, no? E quindi dovrebbe essere così. Speriamo bene. Ma poi c'è la firma tua, io vado. Ma mica è detto, sai, può essere ogni tanto faccio cilecca pure io. Poi ho avuto anche la supervisione di Enrico Brignano, quindi siamo contenti di avere che abbiamo fatto un po' tutto, c'è stato tanti attori bravi, Andrea Perrone, c'è stata gente, Sara Zanier. Grandi scenografi, grandi costumisti. Ti faccio una domanda, non so se te l'hanno fatta. Il casting, quanto è stato difficile? Guarda, è stato difficile per trovare gente che potesse avere lo spirito degli stessi. No, uguali, perché fisicamente non mi assomiglia quasi nessuno, a parte il Ventresca che devi essere grosso, quel macellaio che deve essere grosso anche. Voglio dire, comunque questi devi prenderli anche per la figura. Però poi il sapore del romano, della battuta romanesca, della sfacciataggine di tutti questi che erano dei grandi attori come Enrico Montesano, che è ancora un grande attore, Enrico Montesano, Proietti, che fai? Non puoi copiarli, perché sennò diventa una tristezza, e non puoi neanche cercare di essere troppo diverso, quindi trovare qualcuno che ha lo stesso sapore, ed è stata dura. Vabbè, però noi ci stiamo andando in scena, quindi voglio dire. Tu che lo vedi te? Certo che no, vedo. La musica è sempre quella, Sì. Sì, come fa? Mamma mia, schifo. Cicatun. No, vabbè, portatela a casa, per cortesia. Cicatun. Ciao, mi raccomando, al Sistina, Teatro Sistina, l'hai detto? Sì, l'ho detto. Vabbè, mo becca qualcun altro così. Sì, ciao.